Bandicoot 2. Vortex Strikes Back. Press start to begin. Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Stavolta di Crash 2. Cristalli, ovviamente. Maestro Cortex, per avere la potenza necessaria non ci basta solo il gran cristallo, ma anche gli altri 25 cristalli della superficie. Come pensi di riuscire ad averli senza avere amici sulla Terra? Ah, che stupido! Pensi che non sappia tutto ciò? Se non abbiamo più amici sul pianeta, ci basta trovare un nemico! Crash! 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 La mia batteria è scarica! Per favore, portami una batteria di riserva, ti prego! Ed eccoci qua, finalmente, su Crash 2. Ora, perché non... Ah, ecco, dicevo, perché non parte la musica? Allora, sono riuscito ad emulare la PS1. Finalmente posso portarvi anche questi giochi. Quindi iniziamo oggi Crash 2. So che forse sto sbagliando, perché sto facendo partire un po' troppe serie. Che palle. Oh, comunque... Non per dire, ma mi sembra un po' strano giocare. Io da piccolo provavo sempre ad oltrepassare la barriera. Non sapevo come funzionassero i videogiochi. Bene, bene, bene. Sei tu, Crash. Benvenuto. Perdona il sistema che ho scelto per portarti qui, ma... Sono sicuro che un biglietto d'invito sarebbe stato rifiutato. Mi serve il tuo aiuto. Intorno a te ci sono 5 porte. In ognuna c'è nascosto un cristallo. I cristalli sono come questo. Portami i cristalli, Crash. Questo è tutto per ora. Ti spiegherò dopo. Ma perché inizio da Crash 2? Così, perché in realtà iniziare da Crash 1 è troppo mainstream? No, in realtà il motivo è un altro. Ovvero... che Crash 1 è un gioco anche più difficile, poi inizio più cautamente. Oltretutto ho fatto una prova per vedere se tutto funzionava e Crash 1 ha dei comandi. Ma io sono stupido. Oh, perché non funziona? Ah, io sono stupido, giustamente. Devo fare un'altra roba, volevo iniziare a fare la gemma blu, ma a quanto pare non sono abbastanza furbo. Vabbè, iniziamo prendendo la gemma delle casse. Allora, sto facendo un po' troppi giochi insieme, ma penso che a voi vada bene, nel senso finché riesco a gestirli. Poi potrei mettere il widescreen, effettivamente. Adesso ci provo, è che non so cosa verrà fuori, ma vedremo. Ok, ho messo i 16 noni, non so cosa verrà fuori. Mi sembra tutto orrendamente strecciato, però, eh. Mi sa che tra poco rimetto i 4 terzi, perché mi sembra un po' strecciato il tutto. No, metto i 4 terzi. E io sono stupido, a quanto pare, perché dovevo entrare lì. Ho detto aspetto prima di prendere la maschera, ma non mi sono ricordato. Provo a usare il widescreen per ora. Poi fatemi sapere quale vi va meglio. Ok, basta, metto il normale. Allora, a parte io che provo a premere cerchio per uscire dal menu di pausa, ho rimesso il normale perché era abbastanza fastidioso vedere il gioco strecciato.
Io ormai non sono abituato più a giocare ai Crash originali, perché da quando è uscita l'Insane Trilogy, per ovvi motivi, gioco da lì. Comunque anche qua ho i save states, potrei provare ad attivare gli achievement. È che ho provato ma non mi riconosce l'account. Vabbè, magari nel prossimo video proverò meglio. Allora, tu scoppia. Spero apprezziate il mio impegno nel fare video. Ho anche aumentato la qualità, infatti dovrebbe essere in 1080, anche se, cioè, alla fine il 1080 cos'è? Il modello di Crash, forse le piante, però le scritte che sono già lì si vede che non è proprio in 1080, o le parti piccoline. Perché io salto i bonus? Non ho capito, cos'è sto andazzo brutto? Guarda che se non prendo tutte le casse, perché devo fare, perché faccio il deficiente e salto pezzi di livello, mi incazzo. Allora, ok. Probabilmente zoomerò in editing, perché sennò viene un po' bruttino vedere sto quadratino dentro una finestra. Non sono riuscito a fare quello che volevo. Eh no, qua devo aspettare, perché sennò mi sa. Ok, no, ce l'ho fatta lo stesso. Bello. Volevo provare a saltare. Oh, cos'ho? Quella levetta analogica, che non riesco a usarla in sto gioco perché dà problemi. Però i controlli fanno schifo. Penso sia un problema dell'emulatore, spero, perché sono abbastanza scivolosi. Aspetta, proviamo a fare. Ah, si può fare anche così, tra parentesi. Vediamo se non c'è la gemma. Ah, ecco, sarà bene. In realtà c'è un modo per prenderle tutte in una volta, però nulla di strano, basta morire alla fine. Prima prendere quella blu, poi morire e cominciare il livello così. Siamo a 9 minuti, ho fatto un livello. Molto bene, Crash. Sapevo di poter contare su di te. Ora ascoltami bene. Questi ologrammi sono difficili da mantenere. Durante i miei studi ho scoperto una forza che minaccia di distruggere il mondo. I cristalli sono l'unica cosa che la può bloccare. È in ballo il destino del mondo. È assolutamente necessario che tu riesca a recuperarli tutti. E ancora, Crash? Crash? Crash, ci sei ancora? Rieccoci, dicevo. Non ho minimamente cagato Cortex. Comunque. Ancora, ma allora io sono un luminare. Vabbè, a parte il mio impulso di quando vedo una cassa devo romperla, però vabbè, l'avrete capito, la gemma blu si prende non prendendo nessuna cassa, però non è spoiler perché ormai lo sanno tutti. Siamo nel 2023, magari nel 99 poteva essere un mistero, ma ormai internet ce l'abbiamo tutti, se no non stareste vedendo questo video, quindi non è spoiler. Forse è per questo che avevo l'istinto di non di saltare i punti di livello. Qua si può fare così senza toccare la cassa. Abbiamo visto prima che si può fare, quindi non vedo perché non farlo. Risparmiamo un po' di tempo. In teoria si può anche fare da qua, saltarlo, ma boh, non mi riesce.
Insane Trilogy mi riusciva, è strano, perché in teoria dovrebbe esserci il salto castrato su Insane Trilogy, qua no. Comunque, ecco la gemma blu. Ho notato adesso la cosa per il teletrasporto che assomiglia un po' a un UFO. Quella in alto. No, perché non è partito Embryo? No! Io ho premuto il triangolo per saltare la danza. Vabbè. Siamo a 12 minuti. Ho come l'impressione che non ce la faccio a fare un altro livello. Vabbè. Per questa prima parte termina qua. Io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Bla bla bla. Ci vediamo. Ciao.